Allora, Reginaldo, dai campi di Serie A dopo una importante carriera ti ritrovi a vivere questo campionato con il Picerno. Un tempo ho giocato al Viviani, poi l'altro tempo contro la Turris è stato praticamente decisivo in quell'assist per Setola. Questo era per presentarti, ma chi è Reginaldo? Qual è stato il campionato più importante? Perché ti abbiamo visti, hai fatto gioire tante tifoserie importanti in Italia, anche in Serie A, particolarmente in Serie A, ti ricordiamo. Qual è stato per te il campionato più importante che hai giocato? Vabbè, innanzitutto io ho iniziato a 16 anni a Treviso, sono arrivato a 16 anni a Treviso e lì ho iniziato a fare sia allievi che la primavera, poi sono arrivato in prima squadra col Treviso. Ho fatto la Serie A col Treviso, quindi per me è stato importantissimo, che era parecchi anni che il Treviso non andava in Serie A e siamo riusciti a portarcelo. Il campionato, quello che mi rimane più impresso è quello con la Fiorentina, perché siamo partiti a meno 11 punti di penalizzazione. Quella è stata un'impresa a tutti gli effetti. Un'impresa a tutti gli effetti, ma proprio nel vero detto della parola. Sì. Quindi era il mio secondo anno di Serie A, quindi ero contentissimo, siamo riusciti ad arrivarci addirittura in Coppa UEFA con la Fiorentina, quindi per me quel campionato è stato uno dei più importanti. I tifosi diciamo over 30-40 lo ricorderanno sicuramente quel campionato. Poi ha fatto altre importantissime esperienze in Serie A, anche sì, con tanti gol pesanti, sì. Li ricordiamo bene. No, ma gli anni che ho fatto in Serie A, a Treviso, in Serie A, la Fiorentina l'anno dopo a Parma, abbiamo fatto delle belle cose, a Siena ho fatto degli anni importanti in Serie A, quindi sono delle squadre, delle società che ho girato dove ho avuto l'opportunità di giocare in Serie A con loro e fare veramente bene, e rimangono quasi tutte un bel ricordo. Dalla Serie A l'arrivo, insomma, tra i professionisti, perché ha lasciato il segno tra i professionisti, chi dimentica il campionato con la Regina? Anche grazie al tuo importante contributo l'hai portata in Serie B. In quell'occasione, ricordo, in quel campionato il Picerno perse pesantemente nell'infrasettimanale a Reggio Calabria, anche lì sei stato protagonista, e poi l'approdo anche al Catania. Sì, no, a Reggio è stato veramente bello, perché parlavano di tutte le altre squadre all'inizio del campionato tranne che di noi. E noi abbiamo a testa bassa, abbiamo pedalato, abbiamo lavorato e siamo riusciti a vincere il campionato, ma giocando bene, un bel gruppo, e ora sono rimasto in bel rapporto con quasi tutti, insomma. E fare gioire i tifosi della Regina per me è stato bellissimo, perché loro sono veramente passionali, quindi mi è rimasto veramente impresso. Reggi, l'ultima battuta, ma non in ordine di importanza, forse è quella più importante, la tua famiglia. Vediamo che sui nostri canali social ci seguono, ti commentano, si informano su di te, questo lo devi sapere perché noi li leggiamo. Sappiamo che la tua famiglia è praticamente in Brasile, ma la bella notizia è che tra qualche mese saranno qui con te a Picerno. Sì, è da 2 anni che con mia moglie facciamo così, fino a dicembre lei rimane là con loro a scuola e poi a dicembre, quando finiscono, che hanno 2 mesi di ferie di vacanza, vengono qua a stare con me. Quindi a dicembre arriveranno e staranno qui con me, penso, fino alla fine del campionato. Picerno, non hai forse ancora avuto modo di viverlo pienamente, perché siamo ancora in esilio, siamo lontano dal Donato Curcio, ma che impressioni ti ha dato questa comunità? Hai visto anche il calore dei tifosi che ci hanno sostenuto contro il Bari, sono venuti a Torre del Greco, vengono qui al campo. Che impressioni ti ha dato questa comunità, questa piccola ma graziosa comunità? No, io devo dire la verità, sono veramente contento della mia scelta, contento, felicissimo, e spero di dare il massimo di me, come ho sempre fatto con tutte le altre squadre, e cercherò di farlo anche qui, di dare il mio contributo anche fuori dal campo ai giovani, che quello conta tanto, e speriamo di raggiungere la salvezza più veloce possibile con il Picerno, che così dopo ci penseremo altre cose. Ci toglieremo magari qualche altra soddisfazione. Sì, ma intanto dobbiamo pensare a fare quello che possiamo, i punti più veloci possibili per la salvezza, che poi ci divertiremo. È quello che voglio fare col Picerno.
E intanto però domenica a Torre del Greco è arrivata una prestazione sontuosa, un cross come solo Reginaldo lo sa fare, un assist straordinario per il gran bel gol di Setola. Regi, sono arrivati tre punti preziosissimi per la squadra. Su un campo difficile da sottolineare. Sì, sì, no, quello è vero. Ora penso che chi andrà a Torre del Greco a giocare contro la Turris sarà duro, perché sono una bella squadra e stanno facendo bene, quindi in questo momento sono gasati. Noi siamo andati a fare la nostra partita, venivo da una settimana che stavo praticamente quasi fermo, ho lavorato pochissimo per il fatto del mezzo infortunio che ho avuto, quindi avevo una voglia di tornare in campo, di dare il mio contributo ai miei compagni, e fortunatamente siamo riusciti a fare questa vittoria che per noi era importantissima. Avevamo fatto delle partite prime veramente belle, ma non abbiamo raccolto tante. Invece a Torre del Greco abbiamo confermato la solidità difensiva e ci siamo sbloccati in avanti. Sì. Questo è un segnale molto importante. Perché durante la settimana abbiamo lavorato, quindi penso che quel lavoro arriveranno anche i gol per gli attaccanti, per gli esterni, perché comunque la squadra, l'impegno non si può dire niente a tutti, anche ai giovani che giocano, quindi penso che possiamo crescere ancora molto e toglierci delle sensazioni. Ultima battuta, ci aspetterà al Viviani e attendiamo il Messina, che è un'altra squadra molto tosta, ma dovremo affrontarla con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato le precedenti, in particolare la gara con la Turris. Allora, dobbiamo partire dal presupposto che noi dobbiamo giocare al massimo contro tutti. Tutti dobbiamo essere disponibili a disposizione del mister, della società, per fare quello che dobbiamo fare. E 90 minuti di sacrificio a rincorrere gli avversari. Io lo dico, ragazzi, se il nostro compagno sbaglia, prima rincuoriamo e poi lo diciamo qualcosa, ma prima andiamo a rubare la palla. E penso che questo in queste partite si sta facendo vedere l'impegno dei ragazzi. Quindi, e al di là di quello, il Messina arriva, poi avremo il Monopoli, poi abbiamo il Catania. Penso che quest'anno la Serie C, Girone C è una delle magari da anni che sarà, che sono, questo girone è uno dei gironi più forti, e quest'anno è ancora più forte secondo me, perché tutte le squadre si sono attrezzate per fare il playoff e tutti vogliono fare, quindi sarà veramente dura questa giornata e dobbiamo farci trovare pronto sempre. Grazie al nostro Reginaldo, ospite della seconda puntata della rubrica Casa Picerno.